Cosa rende importante il Festival del Made in Lombardia? Ma io credo che oggi sia una giornata bellissima, lo si vede dal pubblico, quante persone sono qua in Piazza Lombardia, ma soprattutto sono tutti giovani. Credo che l'intuizione di Regione Lombardia, affiancata dal sistema camerale, sia proprio quella di parlare ai giovani. Credo che una manifestazione così abbia due motivi di grande rilievo. Il primo è quello di valorizzare le eccellenze dell'artigianato lombardo e il secondo quello di far capire ai giovani che c'è anche la strada nel loro futuro di diventare dei bravi artigiani. Una strada che darà delle grandi gratificazioni ma anche delle soddisfazioni economiche. Far capire ai giovani che l'artigianato è un'ottima strada, ma qual è lo stato di salute ad oggi dell'artigianato lombardo? Ma lo stato dell'artigianato, abbiamo presentato con l'assessore Guidesi qualche giorno fa i dati dell'artigianato lombardo. Devo dire che l'artigianato lombardo tiene, cresce anche più dell'industria. Perché? Perché in momenti difficili come quelli che viviamo, voglio ricordare le guerre e il costo dell'energia elettrica, dei tassi, ma nonostante tutto questo l'artigianato riesce a trovare una nicchia, una piccola nicchia, dove riesce a continuare a svolgere il proprio mestiere, la propria professione e crescere e continuare a crescere. Ecco, credo che lo spazio ci sarà anche nel futuro.